Andrea Vianello e malattia che l'ha colpito, un giorno, all'improvviso, l'ictus ha segnato la sua vita e oggi ne parla dopo momenti duri. Andrea Vianello ha avuto un ictus e la malattia, arrivata all'improvviso, ha segnato inevitabilmente la sua vita. Oggi sta bene, ma i primi tempi sono stati difficilissimi. L'ictus è un evento tragico e impattante, non solo per chi ne è colpito, ma anche per le famiglie e le comunità che lo circondano. In Italia, rappresenta la terza causa di morte e la prima di invalidità, con circa 100.000 nuovi casi registrati ogni anno. Nonostante la gravità della situazione, è importante sapere che ben 9 ictus su 10 potrebbero essere prevenuti adottando stili di vita più sani. Proprio in occasione della Giornata Mondiale contro l'ictus cerebrale, il 29 ottobre, l'associazione ALC Italia ODV, presieduta da Andrea Vianello, ha lanciato la campagna Cancelletto più forti dell'ictus, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione e sull'importanza di un intervento tempestivo. Andrea Vianello, noto giornalista Rai, ha vissuto in prima persona l'impatto devastante di questa malattia. Il 2 febbraio 2019, un ictus cerebrale ha stravolto la sua vita. Un episodio che si è manifestato in modo silente, con sintomi che inizialmente potevano sembrare banali, come un forte mal di testa. Tuttavia, quello che era all'apparenza un semplice malessere si è rivelato l'inizio di una battaglia personale contro una delle malattie più temute del nostro tempo. Andrea, attraverso la propria esperienza, è diventato un punto di riferimento nella lotta contro l'ictus, cercando di informare e sensibilizzare altri sulla gravità della situazione e su come affrontare la malattia. Che malattia ha avuto Andrea Vianello? Andrea Vianello è stato colpito da un ictus cerebrale, una condizione medica che si verifica quando l'afflusso di sangue a una parte del cervello viene interrotto o ridotto, privando le cellule cerebrali di ossigeno e nutrienti. Questo evento ha avuto gravi conseguenze per lui. La capacità di linguaggio è stata compromessa, il che ha rappresentato una vera e propria sfida per un professionista delle parole come lui. Durante la sua emergenza, Andrea ha ricevuto una diagnosi di dissecazione della carotide e ha subito un'operazione rischiosa. Fortunatamente, l'intervento ha avuto esito positivo, ma il percorso di riabilitazione si è rivelato lungo e impegnativo. Uno dei temi principali che Vianello evidenzia è l'importanza di riconoscere i sintomi precoci di un ictus, che possono spesso essere sottovalutati. Nel suo caso, il mal di testa è stato un sintomo premonitore, ma non sempre è facile interpretare il malessere come un segnale di allerta. È cruciale che le persone imparino a prestare attenzione a segnali come una perdita di forza in un braccio, un viso che appare asimmetrico o la difficoltà di esprimersi. La rapidità di intervento è essenziale nei casi di ictus, e ogni secondo conta per minimizzare i danni cerebrali. L'ictus di Andrea Vianello. Sintomi e cosa è successo? L'ictus di Andrea Vianello si è manifestato in un modo che molti potrebbero ricondurre a un malessere comune. Un forte mal di testa ha preceduto l'episodio critico, durante il quale ha perso la funzionalità della parte destra del corpo e ha sperimentato difficoltà nel linguaggio. La tempestività della risposta della moglie, che ha chiamato il 112 senza esitare, ha fatto la differenza nel suo caso, permettendogli di ricevere cure immediate presso un stroke unit, un'unità specializzata nel trattamento degli ictus. Questa esperienza ha aperto la strada a un'operazione molto complessa, ma necessaria. La grande importanza delle stroke unit è un punto cruciale della testimonianza di Andrea. Tali strutture, dotate di attrezzature e personale qualificato, sono fondamentali nel trattamento di questa emergenza medica. Andrea sottolinea che, sebbene in Italia queste unità siano in aumento,
non sono ancora disponibili in tutti gli ospedali. Questo divario nella disponibilità dei servizi sanitari lascia molte persone vulnerabili e bisognose di un'assistenza adeguata. Come sta oggi Andrea Vianello dopo la malattia? Oggi, Andrea Vianello vive una vita rinnovata, pur riconoscendo che le cicatrici lasciate dall'ictus sono permanenti. Ha affrontato un lungo e arduo percorso di riabilitazione, che ha richiesto sedute regolari di logopedia e supporto costante. Sebbene non possa tornare alla sua vita di prima, Vianello ha trovato la forza di adattarsi alla sua nuova realtà e di ritornare al lavoro, diventando un simbolo di resilienza. La sua storia mette in evidenza che, con il giusto supporto e determinazione, è possibile ristabilire una vita significativa dopo un evento devastante. Un aspetto che Andrea enfatizza è l'importanza della riabilitazione post-ictus, che spesso viene trascurata dalle istituzioni. Molti pazienti e le loro famiglie si sentono soli nella fase di recupero, dopo che il sistema sanitario ha fornito un'assistenza iniziale. Andrea ha preso l'iniziativa di far parte dell'associazione ALICE, Italia ODV, cui scopo è fornire supporto e informazioni a chiunque ne abbia bisogno, cercando di colmare il divario tra il sistema sanitario e i pazienti. In conclusione, Andrea Vianello non è solo un testimone, ma un attivista nella lotta contro l'ictus. Il suo messaggio a chi si sta riprendendo da un attacco è chiaro e potente. L'ictus è solo un pezzo della vita. Siamo ancora noi, con le nostre speranze e le nostre aspirazioni. La sua testimonianza è una prova che, nonostante le sfide, la vita continua e può essere ricostruita anche dopo l'oscurità.